raggruppamento di cani da ferma. Lo chiamiamo al centro del ring. Che succede? Mi fanno strani gesti. Cremonesi è là? Ah, grazie, infatti non lo vedevo. Signor Cremonesi, per cortesia. Allora, noi siamo puntuali. Eccolo, grazie molte, posso far entrare i cani? Meno male. Cane di ferma tedesco pelo duro. Andiamo, il cane da ferma tedesco pelo duro. Il setter irlandese. Weimaraner. Wisla. Ah, ecco, mi sembra, ma andiamo signori. Il setter inglese e il braco italiano. Perfetto, grazie mille. Questi sono i cani rappresentanti il settimo raggruppamento, i cani da ferma. Tanto chiamo nel pre-ring i cani da riporto, da cerca e da acqua. Si preparino, sarà il penultimo raggruppamento prima del vesting show. Vedete, qui è proprio rappresentata la grande caccia, tutti i soggetti magnifici per la caccia, vari tipi di caccia, ma tutti da ferma. Sarà la signora Francesca La Rocca a presentare i premi per questo raggruppamento. Ora il giudice ha finito il suo giro di visione dei soggetti in stazione. Li vedrà in movimento. Iniziamo col cane da ferma tedesco, chiaramente a pelo duro. Ecco qua che presenta, l'abbiamo forse vista prima questa ragazza col setter irlandese, setter rosso, Weimaraner, volta del Wisla. Poi sfilata per il setter inglese, in questo caso bianco arancio, e terminerà la sfilata il bracco italiano. Ecco qua che sfila anche il nostro bracco italiano. Fra pochi istanti sapremo chi è il vincitore, ripeto, lo rivedremo per il Best in Show. Prego la signora La Rocca di presentare i premi, grazie. A tutti un grande giro, grazie mille.
nostri applausi. Signori, terzo posto per il Drahtar, cane da ferma tedesco a pelo duro. Secondo posto per il Setter inglese. Miglior soggetto delle razze da ferma è il Braco italiano. Siamo arrivati al penultimo raggruppamento, l'ottavo, i cani da riporto, da cerca e da acqua. Chiamo al centro del ring, lo accogliamo con un grande applauso, il dottor Gian Ercole Mentasti. Grazie dottore.